Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Finalmente sto registrando lo speciale audio. L'altra volta ho parlato del televisore, l'LG CX da 65 pollici, tutti i cambiamenti rispetto al mio vecchio televisore, i passaggi che ho fatto, insomma di video ne ho già fatti in cui borbotto come un vecchio di 80 anni, ma anche di 90 anni, davanti alla cinepresa per minuti, minuti e minuti, e oggi continuiamo con la parte audio. Time out, ciao, sono Moreno del futuro. Purtroppo interromperò questo video con qualche interruzione pubblicitaria da me, Moreno del futuro. Infatti ho fatto la cura facciale nel futuro come Doc Brown, mi sono fatto allungare i capelli e perché mi sono dimenticato qualcosina, quindi ogni tanto time out e interromperò il video, spero non tanto, ma con la mia cabeza è probabile di sì, quindi prego con il Moreno del passato. Ma che ridete? Però prima di iniziare, come l'altra volta e come in tutti i video che faccio, vi dico che anche questa volta usate la magia di Google, che è un magnifico strumento che è stato inventato e che abbiamo tra le mani. Io in questo episodio audio, come l'episodio video legato al televisore, al proiettore, io voglio dedicarmi sulle emozioni che mi dà sentire col mio impianto di casa, le differenze che ho sentito facendo tutti i vari step, dai primi amplificatori fino adesso, come sono adesso nel mio ambiente living, nel mio salotto di adesso, dove abito adesso con mia moglie, e voglio dirvi queste differenze. Non voglio iniziare a dire questo amplificatore ha 100 watt di potenza per canale, l'altro ne aveva 120, insomma c'è Google, io vi dirò tutti i passaggi che ho fatto e se siete curiosi, ma anche nella descrizione di YouTube sotto c'è tutta la lista di tutti i componenti che ho. Quindi se fate una ricerca ci sono vari siti dove mettete Onkyo Tot versus Marantz Tot e vi fa la lista delle differenze tra i due. C'è pieno il mondo, li usate io queste armi che abbiamo a disposizione per fare anche le mie decisioni, quindi se volete un video tecnico dove vi dico la frequenza, sbattela nel muro, rimbalza una frequenza di 8 Hz, non è questo il video. Come sapete, a me piace chiacchierare, mi piace parlare, mi piace dire in prima persona le differenze che ho sentito con le mie orecchiette facendo tutti questi step di audio e cosa sembra a me, che magari lo stesso a casa vostra non suonerà così, chi lo sa. Sarebbe bello avere un negozio costruito esattamente come l'ambiente in cui vorrete ricreare il vostro home theater e selezionare i componenti che vorreste nel vostro home theater e sentire tutto prima di comprare. Sarebbe una cosa bellissima, ma non si può fare. In qualche caso sì, ma non si può fare. Io in tutti questi anni ho fatto tutti i miei acquisti, ma una volta, con l'ultimo passaggio che vi dirò dopo, una volta ho sentito come suonava poi a casa di un altro, quindi io ho sempre preso, attaccato e collegato qui in casa e quindi io posso solo dirvi quello che sento io a orecchio in tutti questi cambiamenti. Ma partiamo, concludiamo la parte audio dell'altro video. L'altro video io non vi ho parlato della parte audio di questo televisore dietro di me, l'OLED LG CX 65 pollici. Avessi potuto anche economicamente l'avrei preso da 1200 pollici, perché più grande è, meglio è. Ma questo televisore dietro di me non supporta il DTS, non lo fa passare, quindi se avete un file in DTS lui non gliene può fregare di meno, come altre marche di televisori non fanno passare il DTS, quindi qua il DTS è bloccato. Ma accetta ovviamente Dolby Digital, Dolby Digital Plus e vi farà sentire anche il Dolby Atmos. Ma aspettate, il Dolby Atmos lo fa lui, quindi quando sentirete qualcosa su Netflix in inglese, c'è pochissima roba in italiano, su Disney Plus o anche un film, lui accetterà il Dolby Atmos e si abiliterà qua in alto a sinistra, no, la destra, beh dipende, adesso dietro di me è a sinistra, ma dalla parte di là è a destra in alto, Dolby Atmos. Quindi decodifica e fa Dolby Atmos. Dolby Atmos codifica nuova, già 10 anni che c'è, è uscito con Brave, il primo film in Dolby Atmos al cinema, il primo mix Dolby Atmos,
quindi sono già 10 anni che è uscito il Dolby Atmos, audio a oggetti che si baserà sulla vostra configurazione del vostro amplificatore. Quando gli dite l'amplificatore 8 hot cass sono fatte così, sono posizionate così, il chip del Dolby Atmos posizionerà questo audio a oggetti in base a quello che avete voi, che gli avete detto voi all'amplificatore, sinto amplificatore, ok? Dolby Atmos, la particolarità, come il DTS:X, sempre audio a oggetti e l'audio da sopra. L'audio da sopra, io come base sotto ho le mie casse Indiana Line che hanno tanti anni, le HC505, come centrale un HC304 e come vecchio subwoofer io avevo un HC810 che ho cambiato, ma ne parliamo dopo del subwoofer. Quindi questa è la mia base sotto, sopra ho messo due altoparlanti Tesi Q. Appena sono venuto a abitare qui con il primo amplificatore che ho cambiato, ma adesso partirò con tutti gli step, e poi successivamente, mi sembra inizio di quest'anno, avevo due cassine, ma ve lo devo dire dopo perché ho potuto mettere anche due casse frontali alte, avevo due altoparlanti bass reflex della Sony che si sentono decentemente in stereo. Ho detto ma fammi provare attaccando altre due casse sopra, e cambia tanto avere da 2 a 4 casse sopra, cambia completamente. Mio consiglio, non credete a chi vi dice ma sì, con due cassine sopra e l'Atmos va bene tutto. No, i frontali alti Atmos fanno tantissimo con gli effetti sonori, poi ovviamente dipende il film, il mix come è fatto, ma quando ci sono certi effetti sonori e cambia, espande la scena sonora, ma di tanto. Time out, prima interruzione. Allora spiego un po' meglio la sensazione degli effetti sonori passando da 2 casse a 4 casse, che forse nel video l'ho spiegata un po' malino. Ok, che con 4 casse, per esempio nell'esempio di Stand By Me c'era uno sparo solo nella cassa alta sinistra frontale, ok, quello è un effetto isolato, era solo da lì, magari con 2 casse suonava da in mezzo a sinistra, ok, ovviamente se il suono è là arriva solo da là. Ma proprio l'effetto, che ne so, della pioggia, o ieri sera ho avuto modo di vedere Ricomincio da capo in 4K nell'Atmos inglese, c'è, appena arrivano in città, ma lo dirò anche nella recensione che non so se sarà prima di questo video o dopo, penso che sarà dopo questo video, c'è proprio il rumore della città, del vento, proprio siete dentro una bolla a 360 gradi e potete sentirla da tutto sopra. Quando c'era un effetto simile con solo 2 cassine, era proprio circoscritto l'effetto, non era proprio bello ampliato, bolla di suono 360 gradi, non era proprio così, cioè è proprio un grandissimo salto, almeno per me nel mio salotto, passare da 2 a 4 casse. Avere 4 casse sopra invece che 2 fa tantissimo con gli effetti sonori, proprio di ambienza da sopra, che aiutano a ricostruire la scena sonora, fa veramente veramente tanto. Quindi per esempio nell'amplificatore base, il mio primo, potevo solo 2 da sopra e non era come adesso con 4, cioè se prendendo un amplificatore che ha solo 2 altoparlanti sopra, secondo me come effetti vi tagliate un po' le gambe. Ma torniamo al Moreno del passato. Ma ritorniamo a noi, al nostro televisore, insomma audio da televisore e l'effetto Atmos. Io vado già con, quando provi film, vado già con la roba che so che è da sopra. Io i miei test li ho fatti così, so che metto It capitolo 1, parte il film, ci sono delle vocine dei bambini che passano proprio sopra, passano sopra, e io so che ho in mente quell'ambiente sonore, l'ho sentito con il mio televisore dalla mia distanza di visione, più vicino mi sono messo davanti, ma credetemi che per quanto sì il suono sia abbastanza 3D, si può sentire che è bello espanso come stereo, diciamo, ma se vi aspettate da solo un televisore, questo modello, ma presumo anche quello dopo, ma presumo anche altri, che vi ricrei l'effetto Dolby Atmos da sopra, fantastico, no? Rimarrete completamente delusi, perché non è così. Io, adesso che so come si sente con un Impianto Theater l'Atmos, con 4 casse sopra, adesso sono arrivato a 7 casse sotto, più 4 casse sopra, più il subwoofer, quella bestia lì che mi sta guardando, ma che vuoi, stai calmo, sempre lì che mi minaccia col coltello.
e adesso so come si deve sentire con certi effetti. Non che so come si debba sentire un mix perfettamente, ma so che se un aereo come Le Mans, il film di Le Mans con Christian Bale e Matt Damon, passa un aereo sopra, dalle casse sopra centrali, passa quelle frontali, io mi aspetto più o meno l'effetto, no, cioè va lì la testa e ma proprio zero, cioè se mi mettete proprio lì con le orecchie così potrebbe sembrare, ma neanche, non è il Dolby Atmos che voglio io in casa, ecco. Non, poi se ovviamente potete solo prendervi il televisore è un altro discorso, la soundbar, non parlo neanche di soundbar perché ne ho ascoltate pochissime, ci sono certi che mi scrivono che sono entusiasti del loro effetto surround fatto dalla soundbar con le casse che fanno upfiring, cioè sparano l'audio verso il soffitto e usano l'effetto a rimbalzo per far sentire gli effetti surround senza applicare delle casse sovrastanti, ma io per quell'unica che ho sentito a casa di un mio amico, io cioè non è proprio che arriva da lì il suono, è un effetto, è sempre una sensazione, come quando sentite l'audio 3D, è una sensazione, non è proprio che arriva da lì, è una sensazione. Ma io vi dico che ieri sera ho visto Stand By Me, il Blu-ray 4K in Dolby Atmos inglese, c'è uno sparo che è solo dalla cassa frontale alta sinistra. Da lì, poi l'eco dello sparo si espande nel resto delle casse sovrastanti e qua, scordi di avere quell'effetto qui, te lo scordi proprio. Io ho usato per tanti anni, fin da quando avevo le mie, scusate, sono seduto per terra con i cuscini, ma è un po' scomodo, insomma, però volevo registrare il video davanti al televisore. I miei bimbi belli con la Play 5, la Play 4, la Play 3, la Play 2, la Play 1 sono qua dentro, insieme alla PSP e la PSP Vita. Il mio Marantz, lui, ne parliamo dopo di lui, e i miei due altoparlantini, i miei Indiana Line HC505 che mi servono sin dal primo amplificatore a cui le ho applicate, insomma ho preso l'amplificatore, ho preso quello e ho preso le casse, grazie nonno per avermi regalato quell'impianto. Di quello che avevo prima vi ho già detto come ho iniziato io nel mondo home theater in casa sin da piccolo, andatevi a riscoprire col tasto cerca, ci sono gli speciali audio video, andatevi a ricercare i miei video vecchi, c'è anche oltre a Google il tasto cerca che non lo usa nessuno, ma credetemi che vi potrà far aprire tantissimi mondi. Usate il tasto cerca all'interno del canale di Into the 4K, grazie per le iscrizioni. Ma il primo amplificatore che ho applicato a questi altoparlanti, non Atmos 7.1, però avevo la mia cameretta a casa quando abitavo con mio papà, era rettangolare, due davanti, il centrale in alto, le due laterali ce l'avevo praticamente qua, col letto qui ero qua, e le due dietro. Non ho mai ascoltato benissimo in quella camera, mai ascoltato bene. Sempre col mio subwoofer Indiana Line, io vi sto raccontando da quando ho preso quell'amplificatore 7.1. Da quell'amplificatore che leggeva anche le codifiche True HD e DTS HD Master Audio. Da quegli anni lì, almeno 12 anni fa. Nel 2010 mi sembra che le ho prese, no, 2009 ho preso tutto. E le avevo applicate a un Onkyo TX705 che vedete sempre nei miei video. Vabbè, adesso ho cambiato lo studio, l'ho messo in alto perché volevo mettere tutti i miei babaci in bella vista, ma è là in alto, funziona ancora. L'ultima volta che l'ho attaccato è l'altro anno quando ho cambiato amplificatore, che ho preso il Marantz e ho usato per un po' di giorni lui perché io senza multicanale non ci potevo stare. E anche l'altro anno l'ho attaccato, ho detto, oh, ma sai che va ancora bene, e va ancora bene, però purtroppo non accetta il segnale 4K, HDR, insomma, è un amplificatore vecchio e anche il telecomando, a forza di usarlo, è un po' andato, quindi non lo vendo neanche, lo tengo lì per ricordo, nonostante funzioni alla grande. Era certificato THX, aveva un sacco di preset, modalità cinema, THX, insomma, io giocavo tanto con le modalità, gli effetti. Ci giocavo veramente tanto perché in quella cameretta non suonava benissimo, non andava benissimo, quindi io giochicchiavo con questi effetti che mi espandevano i suoni e ero contento come una Pasqua. Poi però me lo sono portato quando ho conosciuto mia moglie, la mia futura moglie, siamo andati a vivere insieme nel salotto cucina che vivevamo in due stanze, la prima casa, ma pur di stare insieme chi se ne è fregato proprio, l'amore della mia vita, my life,
e avevo l'amplificatore nella casa vecchia con le casse messe male, sì, sempre le tre davanti, le quattro dietro, pensate che le quattro dietro, poi a parte che dopo abbiamo preso anche i gatti e si saltavano sopra, poi ci sono stati anche un po' di incidenti, qualcuno è caduta nel corso del tempo, io le quattro dietro le avevo tutte e quattro, una, due, tre, quattro dietro. Sì, facevo casino quando vedevo i film, ma io non ho mai sentito bene. E quando ci siamo trasferiti qua, ma sto cercando di abbreviare per arrivare alla parte Atmos, quando siamo arrivati qua, ho posizionato le mie casse e tutto con un nuovo amplificatore. Ma poi anche nel corso degli anni del tempo ho conosciuto altre persone grazie al canale, mi hanno dato altri consigli per fare mettere la posizione delle casse, come regolare le casse dall'amplificatore, insomma quale taglio dargli, quale subwoofer puoi prendere dopo, insomma ne ho capite altre di cose. Anche guardando i film Blu-ray e 4K, anche il discorso per esempio della grana, sviamo un po' dalla parte audio, la parte della grana, nei primi film 4K era molto spinta, l'HDR era spinto e per me la grana era un mondo meraviglioso. Invece adesso guardando, cercando di capire come è fatto un film all'origine e anche grazie a tanti consigli che mi hanno dato, non sempre avere un bordello a quintalate di grana è una cosa buona, ma quello è un altro discorso. Comunque questo per dirvi che una persona se si appassiona a qualcosa inizia anche a cercare di capire come ascoltare, cercare di capire come vedere una cosa. Quindi arrivati in questo nuovo appartamento, salotto, ho detto qui mi faccio l'Atmos. Avevo già iniziato a prendere i film in 4K e ho detto io voglio sentire anche l'audio da sopra. Prese le Tesi Q già a casa vecchia, l'amplificatore è rimasto lì per un mese, due mesi, avevo già comprato tutto e avevo comprato un Onkyo 676, pagato 300 e qualcosa euro da Amazon Germania. Ho detto ma sì, che serve spendere tanto, almeno ce l'ho, c'ho 5 canali sotto, non posso usare gli altri due altoparlanti. Mi metto le Tesi Q sopra perché non posso metterla in casso sopra, però ho preso le Tesi Q che hanno anche un box di legno, io ci ho messo i tasselli, le ho bloccate lì, la canalina, dai, sta abbastanza bene, le ho pitturate di bianco per omogeneizzare insieme ai muri il colore e boh, ho attaccato e sì, bello l'Atmos da sopra, bello il suono, regolato con Odyssey, bello, bello tutto, Odyssey microfono lì, non mi avevano neanche detto della regola di posizionamento, posto di ascolto 15 cm sopra, 20 cm a sinistra, 20 a destra, 60 a sinistra, 60 a destra, insomma quella regolazione lì, non sapevo neanche di quello. E boh, a me sembrava bellissimo, Jurassic Park, cade la macchina da sopra, sì c'era l'effetto lì, però non era 3D, sentivi dalla cassa, ma non so come dire, era un effetto molto molto chiuso a se stesso, però c'era l'Atmos, ogni tanto sentivo la pioggia, quando ho visto la serie di Hill House su Netflix in inglese sentivo il temporale dalla cassa sinistra superiore, ho detto figo figo figo, ma poi mi è venuto il pallino di, e noi non ci fermiamo mai, ma come si sente con un altro amplificatore? Come si può sentire? Poi è nato il canale, ho iniziato a fare le recensioni, ho iniziato a parlare anche con altre persone e io ho sempre avuto il pallino del Marantz, a me piaceva la linea del Marantz con sta luce blu in mezzo, lo so, sono fissato, vedete, anche una persona si fissa anche come è fatta una cosa. Incuriosito, partito periodo Covid e io ho detto compriamo qualcosa, facciamo arrivare pacchi mentre c'è il virus in giro, facciamo arrivare pacchi e ho trovato da un rivenditore, mazza non mi ricordo neanche più il nome, comunque che dandogli indietro il mio amplificatore mi avrebbe dato un rigenerato Marantz 7012, che è quello che ho preso, io ero indeciso tra il 12 e il 13, aveva anche il 13 ma costava 4, quasi 500 euro in più, non voglio parlare di prezzi li trovate, li cercate, non voglio fare ho speso tot per comprare quello, ho speso la, non mi piace parlare di prezzi. E allora è entrato questo pallino nella mia testa, ma come si sente con un altro amplificatore, con un'altra amplificazione? Avevo visto anche l'80-13, c'era l'80-12, 80-13, scusate se faccio confusione, comunque lo step ancora dopo, ma davvero tanti soldi, cioè, ma
sono tanti soldi, alla fine del mese c'è sempre l'affitto, le bollette, ma anche provare a fare una vita privata, anche se a noi non ce ne frega un cazzo e stiamo sempre in casa, non ce ne può fregare di meno che del nostro spazio personale con noi e i nostri micioni. C'è Genji che sta dormendo là, ha rotto le balle fino adesso grande Genji. E mi è venuta questa curiosità, alla fine mi ci sono buttato, ho detto senti, prendiamo il 7012 che rispetto al 13 non ha la certificazione IMAX Enhanced, e a me di quel preset non me ne può fregare di meno. Ne abbiamo già parlato nel canale di che cos'è l'IMAX Enhanced, che trovate in questi giorni, in questi mesi sul Disney Plus, e grazie a Gianluca che mi ha fatto un regalo immenso al canale, mi ha fatto una guida, è una guida quella su che cos'è e cosa fa l'IMAX Enhanced, non riesco neanche a pronunciarlo, quindi andatevi a ribeccare quella live in cui la fa da padrone, spiega tutto. Se avete dubbi sull'IMAX Enhanced, lì risolverete tutti i vostri dubbi. Comunque, è un dannato presets e a me dei presets non me ne fregava niente. Quindi scartiamo il 13. Non aveva il supporto ad Alexa il 12, ma a me che me ne frega. L'ho messo adesso Alexa, cioè, accendo le luci, mi vedo le notizie la mattina. Chi se ne frega? Non aveva neanche il Dolby Height Virtualization, si chiama così, sì, che con le casse sotto ti crea l'effetto delle casse sopra. Io non voglio effetti, voglio la cassa sopra, quindi chiuso il discorso. Poi ho pensato, hanno gli stessi canali in uscita, c'è anche i pre-out, se un giorno magari compravo un amplificatore esterno, eccolo qua, avrei potuto aumentare il numero dei canali. Quindi ho detto, aveva già due canali in più da gestire, o potevo fare 7.2 o 5 sotto, .4 sopra. E io ho preferito fare così. Cambiamo suono, ero ancora con due altoparlanti sopra, 5 sotto e 2 sopra, e il mio vecchio subwoofer della Indiana Line, ero ancora così. Quindi cambiavo solo il cuore dell'audio, cambiavo solo l'amplificatore. È arrivato a casa, io gli ho spedito il mio, ho fatto un prezzo eccezionale, ma proprio eccezionale veramente, anche se era rigenerato, è arrivato direttamente dalla Marantz, nuovo, era nuovo, non aveva neanche l'usura quando metti l'HDMI dietro, cioè era stato usato solo in una saletta demo e basta, chissà quante volte l'hanno acceso, però l'hanno rimandato indietro, dategli una pulitina, mettete a posto come se fosse nuovo e l'hanno mandato a me. Regolato, grazie a 2-3 indicazioni, fatto la Odyssey, ho fatto tutto. Poi la Odyssey è un discorso un po' a parte, secondo me nel mio appartamento non lavora bene l'Odyssey, c'è troppo rimbombo, cioè servirebbe dopo l'Odyssey una mano manuale, non in quel senso, ma una ritoccatina a quello che cerca di capire l'Odyssey, perché a mio avviso rovina troppo l'audio l'Odyssey nel mio appartamento, ma sega troppo le frequenze basse, non lo so, cioè io il suono bello, caldo, profondo che sento senza l'Odyssey, che poi non è che non uso l'Odyssey, ho fatto sempre la calibrazione, quando cambio qualcosina, estate, inverno, io rifaccio sempre la calibrazione, quando ho preso lui, amplificatore esterno, ho rifatto la calibrazione, eccetera, eccetera, però tolgo l'Odyssey e gli lascio le distanze che lui pensa che io ho in casa, nell'appartamento, cioè se le trovate lui le distanze, poi grazie al fonometro mi regolo i livelli, faccio tutto omogeneizzato ovviamente a 85 decibel e omogeneizzato tutti i livelli io lo lascio lì l'Odyssey, lo disattivo da tutto e non sarà perfetto l'audio per il mio appartamento, lo ammetto, magari sicuramente la versione da sentire qui è con l'Odyssey, però mi sega troppo tutto, per me è proprio perché in questo appartamento non c'è neanche un qualcosa che assorba, neanche la tenda tiro io, è sempre aperto, quindi non lavora bene secondo me l'Odyssey e magari taglia troppo tutto per cercare di venire incontro a questi rimbalzi, queste frequenze che vanno un po' in giro come vogliono. Però, tralasciando la parte Odyssey, e sfido sempre uno con una soundbar a venire qua nel mio appartamento a vedere come si sente, facciamo una gara se volete. Altra interruzione dal Moreno del futuro.
Con l'amplificatore Marantz c'è per la Odyssey, ma anche per altri amplificatori, l'applicazione per il cellulare che si collegherà all'amplificatore e farete la regolazione guidata dell'Odyssey tramite l'app. Invece di avere tutto sullo schermo, io tengo il televisore spento e faccio tutto dall'app quando faccio la calibrazione. Il bello è che ve la potete salvare, potete farne anche di più. L'applicazione Odyssey Multi EQ è a pagamento, e poi la cosa più bella, ma anche per un ignorantone come me di audio, potete vedere proprio come era prima la stanza. Vedrete tutte le bande, tutte le frequenze, tutte che si sballano tutte. Sì, io faccio molto così con le mani, mi agito molto e vedete che dopo l'Odyssey lui cerca di tranquillizzare tutto. Insomma, da così diventa una bella linea regolare. La cosa interessante anche dell'applicazione che potete solo fare dall'applicazione è disabilitare la compensazione delle frequenze medie. Se voi non avete l'applicazione, fate Odyssey, quella è una cosa che lui la applica. Se non volete effetti di Odyssey applicati alla regolazione, quella è una cosa che lui la mette lo stesso. Loro dicono che serve per rendere il suono più brillante. A me è una cosa che mi va a toccare le frequenze, ma non perché lo fa l'Odyssey ed è quello il risultato che ha trovato alla fine, è proprio una cosa che va a toccare le frequenze medie. Se andate a leggere un po' nei forum anche americani, ci sono proprio dibattiti in cui l'85% delle persone dice di disabilitarlo. Io sempre a orecchio ho abilitato, disabilitato, sarà una fissazione cronica, ma disabilitandolo a me sembra migliore, ma è sempre a orecchio, ragazzi, a orecchio. Però se volete disabilitare questa cosa e giochicchiarci un po', potete solo farlo dall'applicazione. Non potete togliere la compensazione delle frequenze medie solo con l'amplificatore, il sinto e basta. Potete solo farlo con la app a pagamento, che tra un po', insomma, da quello che si parla negli ultimi tempi, dovrebbe arrivare una nuova versione Multi EQ X, dovrebbe chiamarsi, con più regolazioni, più cose. E anche la cosa che ho accennato, che non so se l'ho accennata prima o lo accennerò nel video, che mi servirebbe l'aiuto di qualcuno in casa mia dopo che ha fatto l'Odyssey ad andare a ritoccare un pochino il tutto. Si può fare con un'applicazione esterna, mi hanno detto, e il risultato poi lo sparate nell'applicazione dopo che con un microfono professionale avete ritoccato quello che dovete ritoccare, e da lì lo rinviate all'amplificatore. Quindi la base della regolazione, si può modificare quel file che esporta Odyssey nell'applicazione, si può modificare e rimandare all'ampli tramite un altro programmino. Cioè modificate tutto, poi glielo risparate all'ampli. Io non l'ho fatto perché non ho le competenze necessarie per comprare un microfono come, che ne so, Lumic. Mi compro Lumic con Reu e mi trovo tutte le frequenze, poi dopo che faccio? Mi serve qualcuno che ne sappia molto di più di me. Quindi, torniamo al Moreno del passato. E cosa cambia dal mio vecchio amplificatore Onkyo? Base, proprio base, 300 euro, base, era ancora meno del mio vecchio Onkyo 705, era ancora meno, però era Atmos, no? Era Atmos. Ragazzi, io ho sempre le stesse altoparlanti, quindi io conosco a memoria come suonano, lo so a memoria come suonano. È cambiato il mondo col Marantz, è cambiato il mondo. Aveva anche l'uscita a fono, la volevo per il giradischi, che poi il giradischi, come vedete, l'ho tolto perché ho fatto l'aeroplanino di Batman l'altro mio compleanno, che mi ha regalato mia moglie, e mesi chiuso in un armadio perché non sapevo dove esporlo, anche con quelle due pesti di gatti che abbiamo in casa. Se mi cade per terra, io scappo di casa, vado in un paese estero per tirarne quattro all'aria aperta, e l'ho tirato via, ho messo Batman e Batman vince sopra giradischi. Ma aveva l'uscita a fono, due uscite su buffer, pre-out per aumentare i canali, e con la stessa configurazione di prima, ragazzi, sono rinate le Atmos. Io quegli stessi effetti sonori adesso io li sentivo veramente tridimensionali, quando c'era l'effetto, quando c'era l'effetto. Le Atmos non suonano sempre, anche il piano sotto è cambiato, cambiato tutto. Io non pensavo che investendo così in un amplificatore, sinto amplificatore di fascia media, una fascia media,
Io non pensavo che mi cambiasse così in casa la resa sonora con i miei stessi altoparlanti. Io non ci volevo credere. Ho detto, ma perché non l'ho fatto prima? Cioè, l'avessi fatto prima costava anche di più, quindi va bene così. E boh, io fino a un'altra sala, un video dedicato un giorno quando compreremo casa, io questo, ma non lo cambierò mai, ma mai, per adesso chi tocca niente, io lo lascio lì il piccolino Murray, io lo chiamo Murray, io lo lascio lì. Certo, non supporta l'8K per i televisori 8K, che non sapete neanche come si vede un film, quindi comprate l'8K per upscalarvi il digitale terrestre. Come dicevo, non ha l'IMAX Enhanced, che aveva il 7013 grazie a un aggiornamento firmware, mi sto impiccando col filo del microfono, che aveva già di base il 7015, ma il 7015 era nuovo, costava una cioppettata di soldi, quindi no. Quindi di base erano similissimi tre prodotti, io ho puntato su quello più conveniente. Oh ragazzi, è cambiato tutto con Murray mi ha rivoluzionato il suono anche dei Blu-ray, come l'LG con i Blu-ray normali rispetto al televisore di prima, come ho detto nell'altro video, mi ha fatto rinascere i Blu-ray, sono rinati i Blu-ray con un OLED, sono rinati. Cioè non mi faccio problemi a guardarmi un film su Blu-ray dove prima dicevo devo comprare il 4K, no. Io compro ancora adesso ancora di più Blu-ray grazie all'OLED, perché mi ha cambiato l'idea di visione dei Blu-ray. E pensate, con i 4K e l'HDR Dolby Vision. Poi non legge l'HDR 10 Plus l'amplificatore, se ci fate passare dentro l'HDR 10 Plus lui non lo accetta proprio. Comunque, cerchiamo anche di stare veloci nel video. Ciao, sono di nuovo il Moreno del Futuro. L'amplificatore, appena l'ho comprato, tramite un aggiornamento firmware, dato che il 7013 era già di base, tramite un aggiornamento firmware, ok, sì lo so, sono un coglione, che ci devo fare? Trovate gli altri canali coglioni come me. Tramite un aggiornamento firmware ha abilitato l'Auro 3D. Un altro tipo, un'altra codifica di audio tridimensionale, chiamiamolo tridimensionale, ma non ha oggetti come DTS:X o il Dolby Atmos. L'Auro 3D, se andate a leggere nelle loro pagine, nelle loro interviste, dicono che l'audio 3D più figo del mondo, non serve l'audio a oggetti perché la loro regolazione di casse, c'è un layer base di casse, poi c'è il layer più alto piegato di 30 gradi verso lo spettatore, verso il punto di ascolto dello spettatore, e poi il canale centrale, un canale posto in mezzo alla stanza, che quello si chiama il Voice of God. Ok, questa è un'altra codifica di audio che mi sembra sia nata un anno prima del Dolby Atmos. Dolby Atmos è nato nel 2012-2011 e l'Auro 3D circa un annetto prima, se ricordo bene. Ovviamente loro tirano acqua al proprio mulino. Io nella mia configurazione posso ascoltare l'Auro 3D, ma non mi utilizza le quattro casse sovrastanti. Se impostate Auro 3D, cioè quando mettete, io ho comprato il Blu-ray di Johnny Mnemonic esclusivamente per l'audio 3D, l'ho scelto, vorrei ribadirlo ancora una volta, abilitando l'Auro 3D, come anche del Blu-ray, sempre della Turbine Twister, abilitando Auro 3D viene letto, viene decodificato, ma mi utilizza solo le due casse alte frontali, quelle in mezzo non se le caca di striscio, perché funziona così, dipende da come avete le casse dell'Atmos, dipende da vari fattori. Per come sono io, che sia 7 o 5 sotto, sempre le due frontali alte mi usa sopra, le due in mezzo non le bada. Con la configurazione così, differenze l'avete visto nelle mie recensioni, sono due cose diverse, e comunque in casa mia, nel mio salotto, io non posso sentire l'audio come loro vogliono che vada sentito. Io non ho mai avuto modo di sentirlo in una sala, sia cinematografica che sia fatta in casa, e investire per fare l'Auro 3D, la configurazione di casse come vogliono loro, che poi cioè il 99% dei titoli sono in Dolby Atmos e anche in DTS:X, proprio se cercate i titoli in Auro 3D, credetemi che non trovate tutti i film che volete voi, insomma tutti quelli che escono. 007 No Time to Die non c'è in Auro 3D su disco, almeno per adesso, quindi diciamo che ce l'ho ma non me ne frega niente. Però è carino, lavora abbastanza bene con i giochi, sapete, mettendo l'emulazione Auro
3D o 2D, perché ha due o tre preset diversi, ma è carino l'effetto che fa il muro frontale con i giochi. Mi piace l'Euro 3D nei giochi, però non mi utilizza quelle in mezzo, quindi insomma io mi sono fatto un mazzo così per attaccarle tutte, canaline eccetera eccetera, quindi vorrei usarle tutte le casse. Comunque, Euro 3D ne ho già parlato in passato, guardatevi le recensioni dei film, le ho già fatte. Johnny Mnemonic scelto solo per l'Euro 3D, vorrei ricordarlo ancora una volta. E torniamo al Moreno del passato che sta blaterando oramai da mezz'ora. Dura tanto questo video, quindi torniamo di là. Comunque, appena preso ho detto: amore, cosa voglio più di così? Cosa voglio più di così? Cosa voglio più di così? In questo appartamento, in questo salotto, cosa voglio di più? Cosa voglio di più? Che è iniziato a prendermi il pallino l'anno dopo, si è passato un anno, cioè inizio di quest'anno, non mi ricordo neanche più quando ho comprato il subwoofer. Sì, inizio di quest'anno è iniziato a partirmi il pallino del subwoofer. Certo che parlano tutti di queste belle frequenze basse, pulite, profonde, ma chissà se in casa mia... Io non ho mai potuto provare un altro subwoofer, ho detto chissà se in casa mia cambierebbe qualcosa, pensa, poi dico posso comprarmelo in questo periodo? Sì, poi anche un investimento per un futuro, insomma se compro una cosetta da, dico un prezzo, 300-400 euro, alla fine ok è nuovo, ma rimango sempre lì, cioè rimango sempre allo stesso livello. Se invece, anche se non lo sfrutto al 100% in questo appartamento, perché se a lui lo metto a un volume più alto, cioè mi smonta il palazzo, lo rimonta come i Lego, lo rimonta assolutamente, mi è venuto il pallino del subwoofer. Ascolta vari consigli, ascolta altri consigli. Io volevo il Klipsch prima, sono fissato alla Klipsch, colore giallo e nero, arancione e nero, mi fa impazzire, ma vedete come anche l'immagine mentale di una cosa ti fa sembrare magari quello che c'è dentro ancora più bello, come le Steelbook. Sì, la smetterò prima o poi. Alla fine ho scelto da Garman, da gruppo Garman a Roma, che mi ha servito la grande, mi ha consigliato pure lui. Fateci un giro, se siete di Roma, io naccia l'ultima volta sono sceso, non sono potuto andarlo a trovare alle salette per ascoltare la roba. Andate da gruppo Garman, per favore, è bravissimo. E mi ha spedito l'SVS PB 2000 Pro. Qualcuno mi ha detto: Moreno, hai anche esagerato, il 1000 Pro andava già bene, però ho detto senti, per adesso lo compro una volta, così un giorno capirò anche se me ne serve un altro di stesso livello, oppure vendo quello e ne compro un altro ancora meglio. Però ho scelto l'SBS, mi sono fidato e è ricambiato di nuovo tutto. Che cosa può fare un pistolone del genere in casa per migliorare l'audio? Cioè lui si attiva adesso da solo, l'ho configurato con l'Odyssey, rifai tutto, poi io provo senza Odyssey, provo anche con, mi faccio proprio i miei periodi, sì, no, io sono sempre lì che cambio, che paciocco. Io ho appena sentito Ready Player One, neanche configurato, cioè ho attaccato il cavo, l'amplificatore, non sapeva neanche chi è lui, manco io sapevo chi era lui, cioè io ho attaccato e ho sentito un pezzo, sì, ho dimenticato un pezzo dell'Atmos da dire, ma lo dico dopo. Io ho provato Ready Player One, la solita gara di macchine iniziale, io vi giuro che sembrava di avere un effetto nell'aria di mancamento di fiato. No, ovviamente non mi mancava il fiato, ma appena collegato è stata una cosa, io ho detto ma che minchiolina ci vado a fare al cinema, che io non sono mai contento quando vado al cinema a parte l'Arcadia, boh, meraviglioso, spettacolare, stupendo. E adesso che dopo un bel po' di mesi si è slegato anche un po' il subwoofer, mi sta dando tante di quelle soddisfazioni. Ci sono dei, cioè anche nelle commedie magari c'è la musica, arriva una certa frequenza che l'altro non ci arrivava proprio a quella frequenza bassa, è una goduria. Cioè anche i filmati di YouTube sono piacevoli da sentire con le mie casse abbinata a questo subwooferino, che mi ha fatto rinascere l'impatto globale delle casse, perché il maggior lavoro lo fa lui si prende in carico tutto praticamente, dove non arrivano loro, perché non ci arrivano loro, non possono arrivare a quello che fa lui. Meraviglia, io sono stracontento. Se andate di SVS, ma come ho sentito anche altri che hanno comprato il 1000, cioè
andate sul sicuro. Poi ci sono altri marchi, altre cose, ma io vi dico la mia esperienza. Prima avevo i bassi, ok, adesso io con lui in casa mia e non lo sfrutto neanche al 100%. Io ho l'esperienza cinematografica, quel basso che ti entra nello stomaco, nelle ossa, io ce l'ho con lui. Altra interruzione, spero che sia l'ultima. Il subwoofer SBS PB 2000 Pro io lo sto usando in modalità cassa aperta. Si può usare anche in modalità cassa chiusa andando a chiudere quei buchi che ci sono là sotto, che se vi mettete lì davanti vi asciugherà i capelli, va bene, nel mio caso ci mette un secondo, ma vi asciuga i capelli prendendo due accessori che sono due tubi di gomma piuma fatti apposta per infilarli dentro. Tramite l'applicazione del cellulare SVS li potete impostare in quale modalità voi state usando il subwoofer. Poi funziona anche con altri modelli, c'è quello che ha tre uscite, potete utilizzarlo con tre buchi, potete utilizzarlo con metà cassa aperta, metà cassa chiusa, cos'è, il 3000 o il 4000. Questo qui avete due modi. Il fatto è che non mi hanno ancora mandato dall'SVS sin da quando ho preso il subwoofer, era un omaggio, questi due copritubi, perché ero curioso di sentirlo anche in cassa chiusa, che è la prima cosa che mi hanno consigliato. Moreno, vai con un cassa chiusa per il tuo appartamento. E ero curioso di sentire gli stessi film, gli stessi pezzi che mi spaventano adesso in modalità cassa chiusa, che magari funziona meglio nel mio appartamento, però per adesso non ho ancora avuto modo di ascoltare, anche perché il subwoofer prima che avevo dell'Indiana Line era un cassa chiusa. E sono curioso, sarei molto curioso, ma mi devono ancora, anzi penso che solleciterò la mail adesso, insomma vorrei provarlo l'SBS PB 2000 Pro in modalità cassa chiusa, sarei curioso per sentire cosa cambia nel mio appartamento, no? Quindi in teoria non vi dovrei più disturbare nel video, ma torniamo al Moreno del passato. Ma sto sempre sprofondando sempre di più, ogni tanto devo stoppare il video perché non voglio fare tanti minuti, sennò poi nel computer c'ho un mega file grossissimo e non mi va, mi piace fare tanti pezzettini piccoli. Comunque, qui siamo arrivati all'Atmos, che cosa mi ha regalato sentire gli stessi film, gli stessi suoni già dal mio vecchio amplificatore base Atmos, proprio base, un amplificatore base da 300 euro, al Marantz 7012, al cambio del subwoofer SVS PB 2000 Pro Garman, gruppo Garman a Roma, ricordatevi, scrivetegli e andatelo a trovare. E poi dopo ho detto di nuovo la stessa frase: amore, basta, ho speso adesso, no, cosa posso chiedere di più in casa? C'ho già tutto qui, cosa posso fare di step ulteriore? Cosa posso fare? Ho quattro casse sopra, ho le cinque casse sotto, c'ho il Marantz, ho cambiato il subwoofer, cioè di Edge of Tomorrow, quello di Tom Cruise, provatevi quel basso iniziale quando ci sono tutti i disturbi del TG all'inizio, c'è questo basso, mi arriva fino nell'altra stanza, bro. Ecco, un'altra cosa è che con l'Odyssey quel basso è completamente quasi inesistente. Quindi dico, è un basso di cui tutti parlano, anche lo usano come test, e io abilitando l'Odyssey, quel basso meraviglioso, sì, fin troppo estremo, lo ammetto, in casa mia, ha un volume alto come guardi film mio, è fin troppo estremo, ma io quello è completamente tagliato, è un basso normalissimo, non quell'effetto devastazione che tutti dicono, quindi già lì mi fa dire... c'è qualcosa che non va con l'Odyssey, ma ripeto, per il mio appartamento, io penso che sia solo per il mio appartamento, bisognerebbe regolare bene con un microfono professionale, capire le frequenze, tutto come suona qua dentro, mi sa che l'Odyssey da me qui non ce la fa. Comunque, provatevi quel basso, quello è un basso test, se non spaccate con quella scena di Edge of Tomorrow in inglese, allora c'è qualcosa che non va nel vostro impianto, nel vostro subwoofer, perché è un basso è devastante. Quindi ho detto la solita frase a mia moglie: amore, io ho finito, boh, ma cosa devo spendere di più? Io sono a posto. No, perché anche grazie a qualche contatto che ho avuto grazie al canale ho conosciuto un sacco di bellissime, no, il microfono attaccato, sì, di bellissime persone, veramente tante. Mi è venuto in mente di abbinargli un finale, un amplificatore a parte. Ero partito con un due canali, ho detto così,
risollevo, dato che la pressione sonora è tutta energia elettrica, no? Quindi ho detto, io gli alleggerisco un po' il carico a Murray, che non ce la fa, come dichiarano loro, ad alimentarmi tutte le casse, no? Allo stesso tempo, gli dico, gli allento un po' il carico di lavoro che ha come energia elettrica lui, cioè quanto deve spingere lui, e lo abbino a un bel finale. Trovo i prezzi, trovo un finale, insomma io non ero mai contento. Ok, compro una cosa nuova, ma è un finale da due canali, e poi se voglio aumentare i canali, dato che avevo i pre-out, io potevo dargli più canali in pasto al finale nuovo. Ho detto, non posso neanche aumentare il numero di casse, ne avevo ancora due, sempre HC505 dell'Indiana Line, inutilizzate di là vicino allo studio, le vedevate nei video, e ho detto, io no, lascio perdere, non compro niente. Fuck, io non compro niente. Poi è arrivato il messaggino da sì te, non voglio fare nomi ma te, lo so che sei tu, mi stai guardando, lo sei tu, e mi fa, io ho un finale da vendere, perché cambio, voglio provare un altro tipo di finale, ripeto, per le specifiche tecniche andate su Google e cercate, così capite tutto, meglio di quanto possa spiegarvelo io a numeri, ok? Molto meglio di come posso fare io. E mi ha detto, io ho un'Emotiva XPA 5, 5 sono 5 sezioni di amplificazione separate all'interno, quindi 5 canali amplificati da 200 watt l'uno, sì, 200 watt l'uno. E ho detto, senti, il tuo prezzo mi piace tanto, e mi piace anche tu forse. E ho detto, io vengo a Milano, ci incontriamo e lo compro, te lo compro, te lo compro. Io voglio buttarmi anche questo. Poi ho detto, mi servirà anche un giorno per quando prenderò degli altoparlanti che possano fare anche di più, insomma, è un acquisto anche per il futuro, che magari adesso sfrutto poco nel mio appartamento, ma che un giorno in una piccola saletta trattata bene potrà darmi tante altre soddisfazioni. Insomma, riusciremo a usare il subwoofer al suo potenziale, riusciremo a usare lui al suo potenziale, riusciremo a usare tutto al suo potenziale. Quindi anche un investimento per il futuro. Il prezzo era straottimo, una bestia così nuova costa, sì, questo ve lo dico, costa con 5 sezioni di amplificazioni, quello nuovo è l'XPA, questo è l'XPA 5 è prima generazione, c'è adesso il terza generazione che costa 2000 euro, insomma, io 2000 euro adesso in appartamento, no, non era proprio da fare, ma quel prezzo sì, usato, nuovo praticamente, perché noi la trattiamo con i guanti, la roba nuova, sì, mi piglio anche Genji, adesso fai anche tu parte del video, ciao, me lo piglio qua e me lo coccolo adesso, sono andato a ritirarlo, ci siamo visti, portato a casa, stai qua Genji, bravo lui, bravo, ma solo perché ha freddo, sulle mie gambe così sente caldo, ho attaccato tutto, smontato il mobile, ho prolungato i cavi, gli ho messo l'accensione dall'amplificatore, così quando HDMI lui attacca l'ampli, gli manda il segnale a lui, lui si accende in automatico, non devo fare niente, ho rifatto la calibrazione, tutto, e quindi arriviamo alla risposta. Moreno, cosa è cambiato in casa tua mettendo anche un finale, un mostro? Come le camere, mostro, un mostro così. Cosa è cambiato? È cambiato che negli stessi film, cioè io ho sempre l'orecchio per la stessa roba, cioè io riguardo sempre le stesse scene, ma anche un film che ho visto recentemente me lo sono riguardato col nuovo finale. È cambiata, cioè il suono è più tranquillo, è più dettagliato anche a volumi più normali, cioè sento meglio anche un volume più basso di quando arriva tardi alla sera e non posso tenere, io lo guardo più o meno a 20 film, fino a 0, poi c'è 20, 19, 18, fino ad arrivare a 0, a 0 crolla il palazzo, io lo guardo a 20, dalle 8 alle 9, a 20, poi dopo abbasso, perché mi sembra giusto così, giustamente, se no mi fanno un culo, a parte non mi ha mai detto niente nessuno, quindi meglio così. Io sento, anche grazie all'SVS, che lui lavora benissimo, anche a volumi più bassi, beh, bravissimo l'SVS, io sento bene, posso anche fare le recensioni, dirvi la mia, anche quando ascolto un film, un livello più bassino, insomma, quando abbasso abbastanza, riesce a mantenermi la dinamica, il dettaglio, la precisione, anche a volumi più bassi. Quello è l'esempio più lampante che ho avuto abbinandolo al mio impianto. E grazie a lui ho detto, ma perché fargli gestire solo le casse sopra, poi quelle casse sotto, quelle sopra le gestisce Murray. Io avevo ancora due altoparlanti, mettendo lui potevo sfruttarlo per fare altre due uscite,
e quindi adesso sono in modalità 7.4.1 Lumi. Finalmente posso avere l'Atmos completo in casa, e anche se i back surround adesso, i back surround come erano prima, sono laterali, io non posso metterli proprio back, se no vado nell'antro delle scale, faccio un buco nel muro e li sento e li metto nelle scale, gli altoparlanti. Ma io, come ho sempre detto, io sento gli effetti in mezzo, io ve lo giuro su quello che volete, che quando c'è un effetto dietro surround qua, io lo sento dietro la testa, io lo sento qua, che io dietro c'ho il divano e poi il muro, io lo sento qua l'audio, l'effetto. Io non so se perché sono regolate bene o se loro lavorano tutti bene, ma io vi giuro che i back surround, nonostante siano qua e i surround qua, io sento qua dietro. Questo già prima, ma adesso con lui sarà che gestisce meglio l'elettricità, sarà tutto che gli dà una mano a lui, sarà tutto quello che volete. Io sento da Dio, e l'ultima volta che sono andato al cinema a Torino in 4K, non ce l'ho fatta andare a Milano all'Arcadia a vedermi Ghostbuster, io non vedo l'ora di sentirmelo a casa mia e vedermelo sul mio TV, io non vedo l'ora, perché lì è quando vedrò veramente Ghostbuster e mi sentirò veramente Ghostbuster 3, sì 3, sì il 3 ufficiale, sì, anche Suicide Squad, cioè tanti film con certe tracce non compresse, ma anche quelle compresse, Dolby Digital, cioè anche grazie a lui è rinato tutto, quindi non sono spese inutili. Alla fine di tutto questo video il fatto è: non spendete, lo so che ognuno in base alle proprie capacità, ma io preferisco non averlo che comprare una cazzata, preferisco non averla, ok? Preferisco non averla. Ok, scusate, è scappato il gatto, si è intorcigliato il filo, è successo di tutto qua, di tutto è successo. Comunque, preferisco non averla una cosa, come dicevo, che avere una cosetta. Quindi, però, ci si arriva anche facendo certi acquisti. Non avessi mai preso quell'Onkyo Atmos 676, io non mi sarei mai accorto che con le mie casse erano sottoutilizzate, cioè non mi sarei mai accorto del cambio da Onkyo 676 a Marantz 7012 a una bestiolina così, non me ne sarei mai accorto della differenza, e non me la sarei mai accorta senza aver preso questo. Però sono acquisti fatti al buio, cioè io lo compro perché mi dicono che è buono e mi fido e vado. Però mai scelte furono più azzeccate, perché davvero io voglia di andare al cinema a cercare il posto giusto e mettermi quell'Atmos a Torino, le sedie alte fino qua, a me mi blocca la testa, non sento il surround dietro perché c'è sto coso che ti blocca dietro la testa, il poggiatesta. Sono diventato molto difficile a casa guardare un film, e spero sia giusta la ripresa perché mi ha spostato, mannaggia a te, il tavolino e tutto, e io sono contentissimo di vedere un film a casa mia così. Io sfido tanti con soundbar, con cuffiette o quello che volete. Non un theater, basta spendere, arrivi a livelli eccezionali, quello basta aprire il portafoglio. Ma non puntate il mio consiglio su prendo una soundbarina da 200, va bene col mio Mega LG C1. Cazzo, spendi 2000 euro di televisore e compri 300 euro di soundbar. Allora non potevi comprarti neanche il televisore prima, no? Cioè, cerchiamo di o ci entri bene in questo mondo o entrarci con un piede fuori, un piede dentro. Ma che minchiolata fai? Cioè, o te la vuoi godere la roba o non te la godi. Come cercare a comprarsi un bel televisore e guardarselo qui per sé a cactus, guardarlo in modalità, come dicono sempre, in dinamico. Cosa guardate i film in modalità dinamica? Perché spendete 2000 euro di televisore per vedere in quella modalità, che è la più sbagliata che c'è al mondo? No, quindi o vi ci buttate o non vi ci buttate. Il mio consiglio è cercate di investire un po' di più, perché alla fine otterrete, ma anche nel mercato dell'usato, cioè io ho preso rigenerato, però per farvi capire che l'ho preso rigenerato, ho risparmiato tanto, ma tanto ho risparmiato, ma ho un Marantz 7012, l'ho comprato usato, ma ho un finale da più di 2000 euro di valore, fa lo stesso lavoro dell'altro, capite? Quello che vi dico, cercate le offerte, cercate l'usato, cercate di capire bene che cosa volete andare a spendere, e per ulteriori dettagli tecnici esiste Google e tante altre persone più brave di me in ambito audio, ma molto tante più brave. Io vi sto solo dicendo quello che è cambiato in casa mia
con tutti questi passaggi. A una persona normale che ascolta l'audio, che gli piace cercare di capire come si sente l'audio e come si vedono i film. Quindi siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo video. Spero mi abbiate seguito fino alla fine. Io c'ho un mal di schiena pazzesco a stare seduto qui per terra, ma vi ringrazio di avermi visto fino adesso. Ribeccatevi il video dedicato al televisore, al video. Grazie per seguirmi, grazie di tutto. Non so quando uscirà questo video, spero presto, ma editare un video così lungo ce ne vuole, con tutte le inquadrature extra eccetera. E davvero ragazzi, grazie del supporto. Cioè, spero, come le recensioni, se vi fidate di me per come rende un film, poi ognuno dei gustibus, ma se vi fidate di me, spero vi fidiate anche di me sul pensare di che cosa acquistare, come acquistare in futuro. Cioè, pensateci prima a cosa volete arrivare, che cosa volete fare. Pensateci prima, perché se ci pensate male, spendete male, buttate solo via i soldi. Io ci do molto valore i soldi, molto valore, veramente tanto, anche perché non cascano dagli alberi, ma quello è proprio sicuro. Quindi lo ridico ancora una volta, grazie del supporto, grazie delle iscrizioni. C'ho pure il torcicollo, mo basta, mi devo alzare. Ci vediamo nel prossimo episodio di Into the 4K. Sayonara a tutti e bye bye.